quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Perché è venuta qui? Chi? Quella ragazza, la signorina Macedo. A quanto pare si sente colpevole. È stata molto qui. Voleva dirmi, beh, che le dispiaceva tanto. Lo spero proprio. Sembrava spaventata. Temeva che non saresti stato contento di vederla. Al contrario. Deve venire per vedere il dolore con i suoi occhi. Perché possa rendersi conto che con una testa bacata si può causare l'irreparabile. Perché prenda coscienza di ciò che può causare l'andarsene in giro come una pazza in quello strumento di morte che è un'automobile. Perlomeno quando non viene guidata come si dovrebbe. Come va? E ti bisogna? Ciao. Ciao. Come va? Ciao. E allora Pedro? Ciao. Non l'hanno ancora riportata in camera? No, perché le analisi che deve fare hanno bisogno di molto tempo. Ma è già parecchio che l'hanno portata via. Sì, ma le analisi che deve fare sono molte. Sì, ad ogni modo, voi non credete che Cayetano dovrebbe essere... No, no, io preferisco sapere i risultati prima che li sappia Cayetano. Ma tu credi che Kitty Bisai potrà riprendersi o no? Bene, Nieves Maria, dobbiamo sperarlo, perché purtroppo in questi casi niente è mai sicuro. Certo che però tardano parecchio. È un problema serio. Ehi, sono loro. Eccoli. Ah, sì. Della paziente. Non c'è in questo momento. Allora è meglio che lo chiamiate, deve essere presente. E perché? Perché tra poco staccheremo gli apparecchi a sua figlia. Dove sei stata? Sono stata a fare un giro. Hai intenzione di fare altre sciocchezze? Tua madre è distrutta. Dov'è la mamma? È a riposare. Hai i nervi a pezzi. Anch'io. Voi non mi lasciate tranquilla. Non fate altro che mortificarmi. Io ne ho abbastanza, sai, di tutti questi controlli. Certo, lo so. Tu sei una ragazza emancipata e fai quello che vuoi senza pensare alle conseguenze. So che sei uscita con il dottor Guerra. Ah, sì? Te l'hanno già detto? Mi fa molto piacere. E come mai, Patty? E perché vuoi saperlo? Su, parla, tu me lo devi dire. L'ho incontrato al club. Ti ha avvicinato lui? No, mi sono seduta io al suo tavolo e abbiamo iniziato a parlare. Tu lo conoscevi? Beh, l'avevo visto un giorno uscire da casa mia. E che è successo? Niente, abbiamo chiacchierato, ho fatto un po' la civetta e poi è arrivato papà che mi ha sgridata. Mi ha fatto alzare dal suo tavolo e... dopo che papà se n'era andato, si è avvicinato e mi ha invitata. Che ti ha detto? Ma niente, Leonella, mi ha invitata e basta. Che cosa ti ha detto? Insomma, mi ha detto andiamo. Una sola parola, andiamo. E tu hai accettato il suo invito? Sì, sì. Dove siete stati? Ah, no, bellezza, tu non sei mia madre, non puoi impicciarti dei miei affari. Voglio saperlo! Perché, Leonella? Sei forse gelosa di me? Patty! Volevi essere al mio posto? Ah, bene! Io
io sono quella che prende sempre gli schiaffi in questa casa. Tutte le sberle che avanzano in questa casa le becco io. Ma non permetterò, hai capito? Non permetterò che tutti quanti mi picchino, chiaro? Eccoci qui, amici. È di nuovo Caracas 750. Sono il vostro caro Willy per rallegrare le vostre ore. Come va, ragazzi miei, eh? Oggi è una giornata meravigliosa e noi stiamo aspettando le vostre dediche con una musica super, super e una cascata di affetto come sempre. Ma bando alla ciance. Adesso vi voglio proporre uno degli ultimi grandi successi del rock. Muovetevi, bellezze! Yahoo! Allora, amico, sono il tuo Willy che esaudirà i tuoi desideri. Cosa vuoi ascoltare? Senti, sono io. Magnifico, è una delle mie dolcissime conigliette. Come ti chiami? Ma non mi riconosci, sono Patty, non sono una tua coniglietta, ne voglio un disco con dedica. Ah, salve tesoro, ma non ti arrabbiare. Ascoltami bene, devo parlare con te, però subito, è una cosa urgente, ok? Che succede? Perché mi avete chiamato? Che cosa c'è? Pedro Luis non te l'ha detto. No. Stiamo aspettando che arrivi il medico. Non gli ho raccontato tutto perché avevo pensato che voi altri poteste avere ulteriori notizie. Non si sanno i risultati delle analisi. No, non si è saputo niente ancora. Buonasera. Mi dica, che cosa è successo a mia figlia? Che cos'ha? Avevo proprio bisogno di lei. Stiamo per compiere un passo molto importante e a questo punto ci serve l'autorizzazione del parente più prossimo della paziente. Mi scusi, dottore, che cosa le farete? Adesso glielo spiego. Ricorda ciò che le ho detto stamattina? Sì. Durante le prove che abbiamo fatto alla ragazza, abbiamo riscontrato alcune reazioni a certi stimoli. Per esempio, reagisce a quello del dolore. Conserva il riflesso faringeo, così come il fotometrico e corneale. Allora, che cosa vuol dire, dottore? Beh, che in complesso il quadro è abbastanza positivo. Dottore. Ci serve la sua autorizzazione per disinserire l'apparecchiatura che la tiene in vita artificialmente. Siamo arrivati alla conclusione che non ne ha più bisogno. Dottore, lei me lo assicura?
Beh, ecco, io spero che sia così, però non glielo posso garantire. Sì, però lei crede che sia meglio... È necessario per confermare quel che pensiamo. Che cosa ha deciso? D'accordo, dottore. Fatelo. Potete staccare. Adesso è staccato, dottore. A me sembra che stia respirando. Mi dica, sta respirando. Mi risponda, dottore, respira o no? Dottore, che sta succedendo? Non è che... Un momento, per favore, un momento. I macchinari che la tenevano in vita artificialmente sono staccati. Adesso dovrebbe reagire. Deve reagire, ne sono certo. Sì, sta respirando. Oddio, ti ringrazio. Si normalizza. La respirazione si normalizza. Anche il polso è normale. Ritmo cardiaco regolare. Molto bene. È come pensavo, sta respirando autonomamente. Ti accuseranno. Per cui cerca di non commettere sciocchezze che possano ulteriormente pregiudicarti, hai capito? Basta e avanza quello che hai già fatto. È stato un incidente. Non possono farmi niente. Ma certo che possono fartelo. Ti spediranno in carcere. Lo dici tu per spaventarmi? Patty. Patty, io voglio che tu sia cosciente della situazione. Questo non è un gioco. Credimi. Sono nervosa al solo pensiero che in qualsiasi momento potrebbe venire la polizia e arrestarti. Papà non lo permetterebbe. Tuo padre ha troppa fiducia. Ma io sono più che sicura che non avrà nessuna possibilità di farlo. Renditi conto che la ragazza che tu hai investito ha dietro di sé qualcuno che la difende. Sì, figuriamoci. Dietro di lei c'è quel maledetto Pedro Luis Guerra. Il fratello è il fidanzato dell'investita. Lui non procederà contro di me, di sicuro. E come lo sai? Lo so e basta, non preoccuparti. Sì, ma l'altro lo farà. Vedrai che lo farà. Lui è pieno di odio verso la nostra famiglia. E tu hai messo nelle sue mani un'arma che possono scaricarci addosso. Lasciami. E colpendo te, colpiranno anche noi, sia tuo padre che me. Perché tu sei nostra figlia, Patty. Io sono sicura che quell'uomo ti accuserà. E che cercherà con tutti i mezzi di farti andare in prigione. Per questo mi hai mandata a chiamare, eh? Per questo mi hai fatta venire in camera tua, per tormentarmi, per dirmi tutte queste cose, per farmi diventare pazza. E questo è quello che vuoi tu, per farmi impazzire. Ma perché? Sono capace di fare altre pazzie, sai? Patty, no. No, Patty, per la cielo, no. Senti. Senti, piccola. Io voglio solo aiutarti, tesoro. Solo aiutarti. Non piangere. Non piangere, ti prego. Patty, perdonami se sono stata troppo dura con te e se ti ho dato anche quello schiaffo. Amore, anch'io riconosco di aver perso il controllo. Io sono preoccupata per te, tesoro. Ho tanta paura di quello che potrebbe capitarti. Non voglio pensarci, io non voglio pensarci, non ci voglio pensare! Lasciatemi in pace, avete capito? Lasciatemi!
scappati. Quante delusioni, tanti figli. Se penso a come l'ho cresciuta e come l'ho educata, non le ho fatto mai mancare niente. Avrei voluto che fosse una ragazza brillante, che mi desse delle soddisfazioni, di cui avrei dovuto essere orgogliosa. Zia, dai, zia, su, non piangere. Invece come si è rivelata Leonella? Una figlia ribelle, con la testa vuota. Dio mio, ma perché questa ragazza la pensa così? Che cosa si aspetterà dalla vita? Ascoltami, zia. Tu devi insegnarle altri valori, ad avere delle ambizioni. Non so, non ne sarei capace, non credo di poter. E lei si rovinerà, Leonella, mia figlia si rovinerà. Ogni sospiro che ti scuote, ogni movimento che fai, ogni promessa che rompi, ogni passo del tuo cammino, io ti sto guardando. Ogni giorno, ogni frase che tu dici, ogni gioco che tu giochi, ogni notte che ti acquieta, io ti sto guardando. Cos'è che mi hai fatto? Io mi sento perduto. Vado girando per tutti i luoghi più strani e seguito a pregarti. Per favore, e seguito a piangere. Baby? Ehi, allora? Principessa? Dove stai andando? Fermo la macchina. Scendo. Entro in quell'ospedale, in quella stanza. Non riesco a levarmelo dalla testa. Scaccialo via. Pensa ad altro. Pensa che sei su una mongolfiera e che per sollevarti devi gettare fuori tutto quello che ti disturba, tutti i pensieri tristi, devi buttarli tutti, tutti. E allora ti alzi e fluttui. Fluttui nell'aria. Lei se ne stava lì, immobile, con gli occhi completamente chiusi e io... Dio, sono stata io, sai? Io sono stata... La musica ha il potere di portarti via e di farti sentire libero come il vento, come l'aria. Fluttua con me. Stava lì come morta. Teneva gli occhi chiusi e respirava in quell'apparecchio, hai capito? Lascia perdere, ascolta le note che volteggiano. L'armonia musicale di infiniti colori. Lo vedi? Eh? Dio mio, che incubo. Ho paura perfino di informarmi, ho paura di sapere. Sul serio. Di che hai paura, principessa? Non avere paura, ti prego. Che cosa vuoi che ti faccia? Stai tranquilla, tranquilla. Ma hanno detto che ho fatto un reato punibile e che se mi riconoscono colpevole potrebbero anche sbattermi in prigione. Adesso basta, basta. Dai retta a me, va bene? Concentrati. Pensa che stiamo facendo un bel viaggio. Sì, un viaggio assieme alla musica. Andiamo a fare un viaggio sulle ali dell'immaginazione. Ok? La
Così, sogna. Sogna di sollevarti da terra. Il corpo non esiste, c'è solamente il karma e la musica. La musica si instilla nel tuo corpo, se ne impadronisce. E si porta il tuo spirito lontano, 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 dove la realtà e il sogno sembrano toccarsi. Oh, Willy, vorrei riuscire a dormire, vorrei fuggire lontano, vorrei lasciarmi alle spalle questo mondo. Papà mi tirerà fuori dai guai. Sono sicura che papà ci riuscirà. Me ne tirerà fuori. Ne sono sicura. Si sa qualcosa del carico? Tutto bene, sta arrivando. E finora senza problemi. Quando ne hai avuto notizie? Oggi a mezzogiorno. Mm. E Otto lo sta seguendo? Mm-hmm. Lo segue con la sua macchina. Mm. Ha detto che in caso di complicazioni, taglierà la corda e ci avvertirà. E l'aereo è sempre pronto a partire? Sì, certo, è pronto a decollare in qualsiasi momento. E il pilota è sempre disponibile, di giorno e di notte? Ma senti, Joaquin, perché tante precauzioni? Perché? Perché di soldi ne ho pagati tanti. Io credo che con quello che gli ho dato potevo tranquillamente comprarmelo, credimi. Ah, no, no, io non parlavo di questo, no. Non so dirti perché, ma ho l'impressione che tu cominci ad avere paura. No, amico, piuttosto è che io non sono stupido. Io ho pienamente coscienza che questo affare rappresenta per me un bel rischio. E ricordati che ad essere fregati si fa tanto presto. E a me non mi va di essere fregato. No, non mi va proprio. Ok? Marcantala? Sì, capo. Porta questi al contabile e digli che si ricordi che deve rinnovare la licenza del nightclub. Perché tanta cautela? Ti sei sempre protetto molto bene dietro questa facciata del nightclub. Ha difeso la tua rispettabilità? Ecco appunto, ho sempre tenuto a mantenere una posizione del tutto ineccepibile. Voglio che non esista il minimo sospetto. Non voglio un'indagine sulle mie attività, capito? Capo... Se vuole ci penso io a fare rinnovare la licenza. Vede, io ho un amico che sarà felice di incaricarsi della cosa. No, 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 Marcantala, non ti impicciare dell'amministrazione. Tu stai qui per assolvere altri compiti. Lo so che lei mi tiene per il lavoro sporco, va bene, però volevo dimostrare che posso essere utile anche in altre faccende. Un'altra volta, portali al contabile. Ok. Sono tutti uguali. Lui mi ricorda Guarapo. Si dava sempre grandi arie di uomo d'azione e poi si fece ammazzare nel primo lavoro che gli affidai. A proposito, quel tipo che ti ha messo i bastoni fra le ruote. Chi? Quel tale Pedro Luis Guerra. No, non l'ho visto. Però la notte se la fa con una ragazza incontrata qui nel locale. Chi è? Beh, dunque si chiama... Amanda. Ah, comunque lei mi ha detto che ti conosceva molto bene. Ah, sì, piuttosto carina e piuttosto di liberi costumi. Sai una cosa? Passa molto tempo con lei. Ah, sì, ne sei sicuro? Sì, però io non credo che tu debba esserne geloso. Mm-hmm. Sarà meglio che la cosa continui, infatti. Cominciava a molestarmi alquanto la sua presenza. Non mi piaceva che continuasse a ficcare il naso nei miei affari. Buongiorno. Ebbene, Zerba? Ne sarà necessaria una spesa extra per quell'indagine sul dottor Macedo. Si sieda, Zerba. E perché? Ho bisogno di infiltrare una persona tra i suoi dipendenti... per finire di mettere insieme i tasselli del mosaico. Va bene, spenda quello che ritiene necessario. In questo caso non mi interessa quanto spenderò. Il dottor Macedo è un uomo rispettato e molto potente. Quando la storia verrà a galla, noi dovremo già avere tutte le prove necessarie affinché non possa sfuggire all'azione della giustizia.
Insomma, vuol dire... è sicuro che è dentro ad affari che puzzano. Beh, fino al collo. Presto gliene darò una documentazione completa. La figlia sta per subire un'azione legale. E il padre altrettanto. Sinceramente, questo è molto più di quello che io potessi sperare. Vuole vedere tutta la famiglia in galera, mi sembra. Ah, no, solo i colpevoli. Ha capito? I colpevoli. E se sono colpevoli, mi sembra giusto che siano puniti, no? Sta usando la legge per vendicarsi. Per fare giustizia. Perché con me non ebbero pietà. Con me non l'hanno avuta e adesso tocca a loro. Già, adesso tocca a loro. È solo una coincidenza il fatto che, per mezzo della giustizia, io possa anche realizzare la mia vendetta. Spiegami come mai hai potuto fare un altro passo falso. Ma cosa dici? Va bene una volta, però la seconda concedi... va bene, sì, te lo concedo. È la seconda volta che Leonela viene a casa mia e ci trova Claudia, e con questo... Ha tutte le ragioni di pensare male. Tu ci sei ricaduto. Cosa? No, ma che no. Sto rigando diritto. Davvero, le sono sempre stato fedele perché penso che questo faccia parte dell'essere innamorato. E comunque, se fossi in cerca di avventure, non andrei con la mia ex moglie, te lo assicuro. Ne troverei un'altra. Sì, però Claudia ti piaceva parecchio. Certo, se non mi fosse piaciuta non me la sarei sposata. Forse vedendola di nuovo ti è venuta voglia di tornarci insieme. No, te lo giuro, no. Non è successo niente di niente, credimi. Metti forse in dubbio la mia parola. No, no, me lo stai dicendo e io ti credo. Però se lo racconti a una donna, come pensi che ti possa credere? La cosa peggiore è che Leonela non mi ha permesso di spiegare. Certo, io capisco che per lei piove sul bagnato, però... non mi ha concesso molta fiducia. Lei ha subito pensato al peggio. E poi Claudia ce l'ho già trovata lì. L'ho trovata in casa. Che cosa potevo fare? Cacciarla, mandarla via, per non comprometterti. È una vipera. Puoi credermi, è una vipera. Parli così perché non la conosci bene. È un tipo che non si arrende, non intende ragioni, se ne esce con le argomentazioni più assurde. E il risultato è che uno non sa mai se è impazzita o se è senza vergogna. Che personaggio, eh? Sì, signore. È una vera vipera, ma di quelle dal morso mortale. Non è che per caso è ancora innamorata di te e non si rassegna a perderti? Non mi interessa. Il nostro matrimonio fu un disastro. Guarda, se uno ha un insuccesso in una questione di lavoro, può essere facile porvi rimedio, mi capisci? Ma quando il tuo insuccesso riguarda il rapporto con una donna, è una cosa molto difficile da superare. A me ha fatto molto male, sai, ma con Leonela ero guarito. E quindi vuoi sposarla? Con lei è una cosa diversa. Ne sei sicuro? Certo che lo sono. Lei è più tranquilla, meno prepotente, meno... come posso dirti? Ha molte affinità con me, sono certo che funzionerebbe. Sì, ma ha rotto con te o sbaglio? Dunque? Non posso pensare che sia definitivo, Miguel. Ho parlato con sua madre e spero che la convinca. Non farò la pace con Alfredo, mamma. È inutile che tu interceda per lui. È una storia chiusa definitivamente. Oh, su, figlia mia, non fare così. Almeno ascoltalo. Senti le sue ragioni. E quali ragioni mi può dare? L'ho rivisto con quell'altra. Va bene, però lui mi ha detto che non era... Lui può dire quello che gli pare, non vedo perché devo credergli. Come vuoi, Leonela. A me Alfredo sembrava un uomo posato, serio. Un uomo che... Senti, mamma, io sono arrivata alla conclusione che nel rapporto con una donna nessun uomo è serio o posato. Sono tutti uguali, mamma. Perdono la testa. Non riescono a controllarsi e si occupano solo di soddisfare i loro desideri. Si comportano come bestie. Non mi piace affatto sentirti parlare in questi termini. Ma è la verità. E lo sai che posso parlare per esperienza personale. Ma come? Io pensavo che avessi superato quella brutta esperienza. È passato ormai tanto tempo. Beh, e che cosa importa il tempo? Io ho tentato di dimenticare tutto. Ho accettato Alfredo e guarda come si è comportato. Ma lui mi ha detto che non è successo niente, che i tuoi sospetti sono infondati. Ci sono rimasta male. Mi sento colpita alle spalle. Guarda i fiori che ti ha mandato. Coi fiori o senza fiori, io con lui ho chiuso. Leonela, non capisco come si possa troncare una relazione alla vigilia del matrimonio. Non puoi mandare tutto all'aria all'ultimo momento. Non è la prima volta.
Però sarà l'ultima, questo te l'assicuro, mamma. E così hai deciso di restare zitella? Non zitella, no, mamma. Non è necessario usare quel termine, nubile, semmai. È molto triste la vita di chi sta sola, Leonella. Non ho bisogno di un uomo per riempire la mia vita. Io penso che ogni donna abbia bisogno di un uomo perché ha bisogno di amore. E che ognuna di noi abbia sempre nascosto un sogno romantico nell'intimo del cuore. È vero per le donne come te, mamma, che lo concretizzano sempre nel matrimonio. Io invece ho altre cose molto importanti che lo compensano. Vedi, le cose veramente importanti nella vita non sono cose. Sono sentimenti. C'è solo un sentimento di cui sento la mancanza. E che riempirebbe il vuoto che ho dentro. L'affetto di mio figlio. Leonella. Ed è quello che non avrò mai. Non saprò mai niente del mio bambino. Non potrò mai incontrarlo. Chissà dov'è in questo momento. E con chi sarà? Ah, papà. Dimmi. La maestra ci ha dato da fare un tema. Ah. E a chi farà il migliore ha promesso un bel premio. Che bello. E allora? Però il fatto è che io non so proprio cosa scrivere. Senti, e se facessi un tema sul karate? Che te ne sembra? Dimmi, su cosa lo scrivo altrimenti? Potresti... Ci sono tanti argomenti. Proviamo a pensarne uno che vada bene. Vediamo. Dovresti scrivere di qualcosa che conosci bene, di qualcosa che ti piace, capito? Sai, ne ho parlato con un mio compagno. Mm. Non mi ricordo molto bene, ma mi pare che lui racconti di un viaggio fatto con suo padre. Accidenti, è un'idea molto buona. Sì, però è un'idea sua. E naturalmente io non posso copiargliela, perché la maestra ha detto che tutti i temi sullo stesso argomento verranno annullati. Va bene, allora... Che te ne sembra? Di un tema sulla natura. Potresti parlare degli alberi, dell'utilità che hanno per noi. Mi pare un buon tema. No, ma che? È un argomento talmente noioso. Beh, in effetti è vero. E senti... del tuo cane, eh? Che idea? Puoi parlare del tuo cane. Ma che posso dire di Pitufo? Beh, puoi dire molte cose. Non so, puoi dire quello che fa, tutto quello che ha imparato, che non le piace fare il bagno e così via. Faccio questo. Già, Pitufa, sei stato tu a trovarla, no? Più o meno un giorno passava qui davanti. E come puzzava, per questo la nonna non voleva che lei venisse su in camera mia a dormire con me. Beh, non è che adesso profumi come un fiore. A proposito, il bagno? Quando glielo farai? Presto. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Ah, del mio aiuto? Allora lo faremo insieme. Certo, io da solo non ci Va bene, lo faremo mai. Domattina stessa, siamo d'accordo? Domani mattina? Domani sarà la prima cosa E poi che... dormirà con me, vero? Sì, perché se non la mettiamo in camera tua troverai il fidanzato. Sì. Ehi, ma li avrà anche lei dei cagnolini, dei cuccioletti? Ne avrà tanti di cuccioli, come no? Dici davvero, papà? Sì, avrà tantissimi cuccioli quando sarà il momento. Ehi, senti, sposerà un cane? Non proprio, non è che si sposano, si uniscono, formano una coppia. Come? Non capisco. Dunque, questa è una legge della natura, sai, è anche una legge di Dio. Dio ha voluto che in tutte le specie esistessero un maschio e una femmina perché potessero moltiplicarsi, riempire il mondo e non estinguersi. E dunque queste coppie si unirono in un atto d'amore ed ebbero molti figli. E così sono nato io. Ebbene, sì, sì. Tu sei l'atto d'amore più grande della mia vita. E io ti voglio tanto bene. Il dottor Macedo. Sono sua moglie. Joaquin, quando vieni a casa?
No, non mi importa della cena. Non ho mangiato niente e non ho fame. Io voglio parlare con te, Joaquin. Sono preoccupata. La storia di Patty mi sta... Sì. Sì, ma non capisci, una volta fatta la denuncia sarà molto difficile porvi rimedio. Sì. Io credo che... Io credo che sarebbe meglio se non fosse coinvolta in un processo. Sì, ma... Si verrebbe a sapere, Joaquin. Lo sai come vanno queste cose. Una volta che avessi una denuncia, comincerebbero a diffondersi delle voci. Devi scusarmi, però, oltre a questo, incomincio ad avere paura. Se veramente si scoprisse che... va bene, non ti disturbo più. Buonanotte, nonna. Dormi bene, cara. Buonanotte, papà. Lavati i denti. Già fatto. Senti, cara. Sì? Hai già dato la buonanotte alla tua mamma? Mm? Sì, sono andato in camera sua. Non è scesa perché dice che le fa male la testa. Mm. Papi, non mi accompagni a letto? Va bene, ti accompagno. Su, vatti a fare una bella dormita. È piuttosto tardi, dovresti essere a letto da un pezzo. Forza. Buonanotte, nonna. Pedrito, sogni d'oro. Ma come? Lei qui? Sa chi sono? Si ricorda di me? Sì, certo. Come potrei non ricordarla? Per favore, signora. Potrei parlare un momento con lei? Bene, sì, come no. Prego, si accomodi. Grazie. Ebbene, signora, mi dica pure, che cos'è che voleva da me? Beh, io volevo parlarle di una... Un momento, mi scusi, si accomodi, si sieda. Grazie. Dunque, diceva che voleva parlarmi di... Ecco, io suppongo, signora, che lei sia già al corrente di tutti i problemi che mi sta dando mia figlia. Ebbene, sì. È stata sua figlia a investire la povera Tibisay. È sempre tra la vita e la morte. E comunque non si sa ancora se le conseguenze saranno peggiori della morte stessa. Mi spiace, signora, però sono cose che capitano. E mia figlia non ne ha colpa. Sono incidenti imprevedibili, come dire. Cose che nessuno ha voluto che accadessero. Beh, senta, signora... I giovani d'oggi, come sua figlia, se ne vanno in giro per le strade con queste macchine, guidando come pazzi, sa cosa voglio dire? No, non mi dica di no, perché li ho visti più volte. È vero? E più di una volta ho dovuto fare un bel salto per evitare che mi investissero. Sì, signora, ha perfettamente ragione. Ma non è questo il caso di Patty. Può credermi, non è il caso di Patty. Tutto è accaduto per un'orribile fatalità. Un incidente come tanti che ne accadono ogni giorno. Nessuno vuole investire un'altra persona. È un'esperienza orribile. Mia figlia sta soffrendo molto, signora. Non mangia, non riesce a dormire. Beh, poverina. Sì, me lo immagino che sia una situazione assai brutta. Deve essere terribile anche per sua figlia. Sì, è veramente disperata io. Ho paura che possa ammalarsi.
Oh, no, no, poverina. Ma lei, signora, lei avrà tentato di farle animo, non è vero? Sì, sì, lo facciamo, però non siamo riusciti ad ottenere niente. Mi spiace, mi creda, ma ancora non capisco che cosa posso fare per lei. Beh, dunque, io volevo che lei sapesse come si sente mia figlia e... Ebbene, sarebbe una crudeltà se l'accusassero. Non aveva nessuna intenzione di investire quella povera ragazza, no? E non è responsabile di quello che è accaduto. In questi casi non c'è un colpevole. Beh, vede, io questo lo capisco, signora. Quello che però non capisco molto bene è perché io, che c'entro io con l'incriminazione? Se mai in caso riguarda il padre della povera Tibisai, ah, che però forse sarà nostro ospite di passaggio, perché è molto amico di Pedro Luis, mio nipote. Già, sì, me lo hanno detto. Povero uomo, si figuri che lui era appena uscito dal carcere. Esattamente il giorno in cui successe l'incidente a sua figlia. E lei non lo sapeva. Puoi immaginare quanto fosse contento. Non vedeva l'ora di poter incontrare la povera Tibisai. Pensi un po', signora. Avevamo addirittura preparato una festicciola in suo onore. Altro che una festa fu per il povero Cayetano. Insomma, se lo immagina, eh? Signora, signora, per favore, mi aiuti. Lei che è così comprensiva, così umana. Mi aiuti, la scongiuro. Signora, una volta ancora le ripeto, di preciso che cosa vuole da me? Che interceda affinché non sporgano denuncia contro Patti. Io dovrei... E come pensa di ottenerlo, signora Macedo? Vuole offrirci del denaro, come in passato? Io stavo pregando la signora di aiutarmi a fare in modo che non denuncino mia figlia. Guarda un po'. Adesso viene a pregare e a supplicare. Senta, per favore. La prego di non approfittare della situazione per danneggiarci. E in ogni caso mia figlia non ha alcuna colpa di ciò che suo padre e io possiamo aver fatto. Lei sta equivocando, signora. Io non intendo approfittare di nessuna situazione. L'unico ad aver diritto a decidere è il padre di Tibisai, la ragazza che sua figlia ha quasi ucciso. Ma ho saputo che siete amici. Potrebbe parlargli. No, mi spiace. Al massimo io potrei tenermene fuori. Ma penso che capirà che se Cayetano perde sua figlia, non accetterà che la sua morte resti impunita. No, la ragazza non sta per morire. Mi hanno riferito che è uscita dal coma e che sta molto meglio. Credo che lei sia male informata, signora. Che vuol dirmi con questo? Che la ragazza sta finalmente respirando autonomamente, però non si è ancora ripresa dal coma. I medici dicono che al momento il suo corpo continua a vivere, ma il suo cervello no. E questo, signora Macedo, è mille volte più doloroso per un padre che non la stessa morte. Y en mi soledad te sueño, y por las noches yo te invento, de tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar.
soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar